35 euro al giorno, se non dovessero essere dati al profugo, può essere dato all'italiano. Questo noi l'abbiamo già detto più volte. Bravo. O vengono usati per non vengono usati. Questo siamo d'accordo tutti. Qual è il nostro problema? Che in base a quanto ha detto Matteo Salvini, lui vorrebbe ridurre la cifra richiesta per gli immigrati. Giusto, questi 5 miliardi vorrebbe che diventassero 2. Va bene, però io quello che voglio capire è... Facendo anche respingimenti. I respingimenti della proposta che abbiamo fatto come Forza Italia a carico dell'Unione Europea. Quindi i respingimenti non devono pagare gli italiani. Siamo d'accordo. Li devono pagare tutti, ok. Però il problema è... Chiedi questi soldi in meno sull'immigrazione? Mi sta bene. Devi essere però consapevole di poter coprire i costi che hai sul tuo territorio, perché l'Europa ti dice: io da quello che ho stimato in base alla riduzione dell'80% dei miei nuovi arrivi e tutto, io ti stimo 5 miliardi. Se tu, Salvini, sei più bravo, ne spendi solo due, te la devi arrangiare con due, sì. Mi sta bene. Il problema vero è, e questa sarebbe la mossa molto intelligente, spero che la facciano, quei 3 miliardi di spostarli sulla politica agricola comune. E si può fare? Devono andare a negoziare. Questo è il fatto. Cioè, perderli, allora, ma metterli da qualche altra parte. Esatto, perché se tu dici io non voglio i soldi per l'immigrazione, vuol dire che te ne danno di meno. Ma perché io devo, italiana, avere meno soldi dall'Unione Europea quando me li dà? Ma scusa, io a volte do più contributi rispetto a quelli che ricevo come fondi di coesione strutturali. Attenzione, che sono cose diverse. I fondi di coesione strutturali, adesso che siamo andati in crisi, vengono aumentati del 6%. Quindi noi prendiamo più della Polonia, della Grecia, okay, e tutti gli altri nel budget successivo. Mi spiace entrare nel dettaglio così il venerdì sera, ma sull'ambito economico si può fare poco il gioco, perché abbiamo anche l'IVA da considerare anche come clausola. E attenzione a non farci dare i soldi dall'Unione Europea per dire abbiamo risparmiato, sti cavoli, poi c'è l'IVA da dover fare anche come clausola di salvaguardia. Quindi tu sconsigli questa cosa di sforbiciare 5 miliardi? Allora, io sono dell'idea che se l'Europa ti dà come budget generale più il 6% dei fondi di coesione strutturali, più 5 miliardi, rinegozia poi tu come li vuoi spendere. Però fateli dare lo stesso. Ma fateli dare lo stesso, non andare a dire ne spendo meno, no, prendili e portali a casa. Poi, ok, puoi gestire in modo diverso. Lo spendi in un altro modo, va bene. Però non...